Cosa c'è da dire ancora su Pirandello? C'è la sua modernità, la sua grande sensibilità nel capire come il vero problema del mondo moderno sia la comunicazione, la non comunicabilità. Credo non ci sia nessuno come lui che abbia raccontato appunto la difficoltà della comunicazione. In fondo noi che cosa desideriamo? Desideriamo essere amati e per poter essere amati ci dobbiamo far riconoscere o conoscere. Ecco, lui racconta la relatività dei punti di vista e come sia difficile farci conoscere attraverso le parole, perché queste parole per noi hanno un senso, per coloro che ci ascoltano ne hanno esattamente un altro, come dice il padre di sei personaggi in cerca d'autore. Attraverso questo spettacolo che raccoglie i suoi pezzi più celebri, però viene fuori anche un Pirandello inedito. L'operazione è molto vicina all'Infinito Giacomo, cioè al lavoro che io ho fatto su Giacomo Leopardi, proprio perché volevo togliere un po' di polvere scolastica da questi autori, avvicinarli anche estremamente giovani e soprattutto lavorare sulla loro umanità, quindi far uscire la loro umanità, la loro profonda umanità. Quindi c'è molto di inedito, o meglio, è stato raccontato dalle biografie, chiaramente alle quali io poi mi sono anche ispirato e sulle quali ho lavorato, e però ci sono quegli aspetti sicuramente più misteriosi, innanzitutto il rapporto col padre, che è determinante per Pirandello, un padre padrone, un padre lontano, un padre chiuso negli stereotipi anche di una certa meridionalità, che Pirandello tratta a volte veramente duramente con delle parole terribili, che però poi è in grado di in qualche modo recuperare nel momento della guerra, comprendendo che poi sono i padri che mandano a morte i propri figli, non a caso poi il figlio di Pirandello, in realtà tutti e due, uno è stato poi fatto prigioniero, insomma, no? Durante la Grande Guerra, dove lui si sentiva profondamente in colpa e ha fatto di tutto per poterlo liberare, per cui vive questa doppia vita. Poi il rapporto con la parte pagana, con la parte misterica, con la parte orfica, con la parte arcana di Pirandello, che deriva dalla sua governante, la governante di casa Pirandello, Maria Stella, che è anche la servetta fantasia della prefazione appunto dei sei personaggi. Quindi questa sua educazione sentimentale, questa sua educazione al paganesimo, ai culti, diciamo, misterici che proviene proprio da Maria Stella. Quindi tutta quella parte di sogno, di surrealismo, di misterioso, anche un po' di Cotrone dei giganti della montagna che deriva esattamente da lei. E poi il rapporto col suo precettore, ovviamente un precettore insulso, non all'altezza come era il precettore di Leopardi, nel comprendere la qualità e il talento di Pirandello, tant'è vero che a un certo punto il precettore dirà: Caruso non è buono, non ci arriva con la testa, non è portato per la scrittura. E da un punto di vista drammaturgico, quale filo rosso lega tutti questi La passaggi? vita, assolutamente la vita, là dove la vita diventa evocatrice di questi passaggi. Tanto per essere chiari, il padre dei sei personaggi è veramente il padre di Pirandello, era stato scoperto durante un adulterio con la cugina, si incontravano in un convento, lui arriva, Pirandello, il piccolo Luigi, li vede in convento, entra nel parlatorio del convento mentre loro amabilmente mangiano l'uno dell'altro e ci sputa in faccia, come aveva detto. A quel punto il padre si sente un po' in colpa, da lì proviene anche la malattia addirittura della sorella, che avrà un momento di debilitazione proprio psichica. E decide di trovare un impiegato del suo ufficio al quale dare questa cugina che era rimasta incinta per restituirgli onorabilità. Come vedi, è esattamente il racconto del padre dei sei personaggi, fantastico, e quindi scivola dentro in maniera assolutamente precisa.